Immobilismo, nessun cantiere aperto se non per piccole opere di riparazione negli istituti superiori teramani. Un rientro difficile per gli studenti. Le forze di opposizione alla provincia di Teramo protestano contro l'amministrazione provinciale guidata da Diego Di Bonaventura, rea, secondo la Casa dei Comuni, di non aver inciso in alcun modo nella ristrutturazione degli edifici scolastici. Sui grandi cantieri la provincia è mancata negli ultimi 3 anni, a prescindere dalla tipologia del finanziamento. Non ci dobbiamo nascondere sulle difficoltà amministrative o sulla carenza del personale. La provincia ha un obiettivo, quello di fare la programmazione e di verificare l'attuazione dei programmi in base alla tipologia di finanziamenti e ai cronoprogrammi che sono dati durante i finanziamenti. Il Marino è un esempio. Oggi sul Marino è stata raccontata una grande bugia da parte della provincia. Non è vero che sta approvato il progetto preliminare, non è vero che ci abbiamo il RUP, cioè l'iter procedimentale ancora non iniziato. Non sono fondi della costruzione, quindi non è vero che c'è problema dell'ordinanza sulla costruzione. Sono mutui BEI a carico Regione Abruzzo, quindi è tutta una procedura diversa, quindi non si può nascondere dietro a quello che è stato il lassismo da parte della provincia sul Marino. Il Presidente si va a preoccupare più sui grandi cantieri, invece si è solo preoccupato sulla manutenzione spicciola, perché quando Francione ci ha raccontato in conferenza stampa che ha aperto 10 cantieri, i cantieri aperti non può essere significativi il fatto di ripitturare un'aula o di aggiustare un bagno, tant'è 10 cantieri aperti ammontano complessivamente a meno di 100.000 euro, quindi è una piccola manutenzione spicciola fatta sulle scuole. Invece oggi Teramo, le scuole provinciali, ha bisogno di rispolverare quello che è le procedure amministrative ed un impegno assiduo su quello che è la ricostruzione e quello di superare le difficoltà che abbiamo avuto nel 2017 attraverso l'ineggiabilità. Oggi quello che diciamo al Presidente della provincia di quel lassismo che c'è stato in questi 3 anni, di recuperarlo attraverso una velocizzazione e un impegno sulle procedure amministrative e quelle di rispondere alle comunità locali.